è una notte d'estate del 1968. Antonio Lobianco, muratore originario di Palermo, 29 anni, sposato e padre di 3 figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, vengono uccisi nelle campagne del Fiorentino. Erano amanti e si erano appartati nei pressi del cimitero di Signa. Barbara Locci e Antonio Lobianco vengono uccisi con 8 colpi di pistola. Con questo omicidio inizia una scia di sangue che turberà i sonni di tutta Italia, causando la morte di 16 persone, quelle che sono le vittime del mostro di Firenze. Torniamo dunque a parlare dei compagni di merende, perché pochi giorni fa è stata trovata un'ogiva. Per chi non è un tecnico, si tratta di un pezzo di proiettile, un'ogiva mai trovata prima. Era tra i cuscini di Nadine Moriot e Jean-Michel Cravecvili, l'ultima coppia uccisa dal mostro di Firenze. Di questo parleremo con i nostri ospiti che vi presento, a partire da un'amica di Siamo Noi, scrittrice di fama. Grazie a Cinzia Tani. Grazie. Ben arrivata Cinzia. E grazie alla criminologa Flaminia Bolzan. Buon pomeriggio. E altri amici di Siamo Noi, benvenuti ai colleghi Alessandro Ceccioni e Massimo Lugli. Grazie di essere con noi questo pomeriggio. Entrambi. Cinzia, abbiamo detto 50 anni fa il primo dei delitti nei pressi di Signa, ci ricordava Massimiliano in apertura. Da allora questi omicidi, questi duplici, questa catena di duplici omicidi entra con forza nel nostro immaginario, assumendo una grandissima risonanza nei mezzi di stampa, nelle cronache radiofoniche, televisive. Allora, intanto, secondo, ho letto il libro di Ceccioni, che è bellissimo e spiega tutto perfettamente, e intanto è stato un massacro sia delle vittime che della giustizia, perché se pensiamo a tutto quello che è successo in questi anni, a tutte le persone mandate in carcere innocenti e poi dopo assolte, a tutte le persone che sono morte, agli omicidi collaterali, ai suicidi, è stato veramente abbandonati, le sette esoteriche, il raffronto con lo Zodiac, con un killer americano, è stato detto tutto e di tutto. Come definiresti questa storia, se dovessi riassumerla con un nome, con un titolo, con tutte queste false piste? Jack lo squartatore. È identica, scusate, è identica. Jack lo squartatore, sono stati scritti 55 libri di 55 tesi diverse, quindi più o meno ci siamo. Jack lo squartatore tagliava pezzi della sua vittima e li mandava alla polizia, ci siamo. Quindi sfidava la polizia, era intelligentissimo, raffinatissimo, con qualche esperienza medica, esattamente come io penso sia questo killer, raffinatissimo, altro che quei poveracci. Già abbiamo intuito qual è più merendine. O meno la posizione e l'opinione sul risultato. Getta un'ombra su tutta questa vicenda. Poi ci dirà la nostra Cinzia Tani. Di certo però Bolzan, sono stati omicidi efferati che hanno tenuto col fiato sospeso l'Italia intera, perché tutti potevamo essere vittime potenziali, bastava stare al posto sbagliato nel momento sbagliato. Assolutamente sì, sono stati degli omicidi molto efferati e soprattutto c'è stata una grandissima attenzione mediatica che ha un po' creato in quel periodo storico la psicosi da mostro. Tutti potevamo essere in quel momento. Allora, nel profilo stilato dall'unità di analisi comportamentale dell'FBI si parla proprio della vittimologia e quindi di vittime a basso potenziale di rischio, cioè delle persone che comunque non conducevano uno stile di vita che li potesse particolarmente esporre a rischi di questo tipo. Bastava trovarsi nel posto sbagliato? Bastava essere delle coppie che, come accadeva spesso in quegli anni, magari si appartavano per consumare anche dei momenti di intimità, e soprattutto emerge sia dal profilo dell'unità di analisi comportamentale, sia dal profilo stilato dal professor De Fazio nel 1984, quando venne investito proprio dalla squadra antimostro di questo incarico, il fatto che queste vittime non erano direttamente conosciute dal killer che ha agito, quindi le vittime erano sostanzialmente casuali, mentre erano molto ben conosciuti i luoghi in cui il mostro agiva. La crudeltà certamente è stato l'elemento principale, no? Efferati e crudeli. Efferati e crudeli, diciamo, inizialmente veniva neutralizzata la parte maschile della coppia che veniva attinta da questi colpi d'arma da fuoco. Parliamo di crudeltà perché ci sono state delle scissioni di parti anatomiche, quindi in particolare del seno sinistro e di parte del pube. È importante però dire che veniva tagliata, il termine un po' brutale, solamente la parte esterna, mentre venivano conservati i genitali interni. Quindi questo chiaramente, quando si parla di mutilazioni e
poi della conservazione di questi feticci ci rimanda ad un'immagine particolarmente truculenta di un omicidio. Mentre parlava la Bolzan, Massimo, è calato un silenzio, non si sentiva un respiro nello studio e Cinzia molto bene ci ha fatto capire quanti elementi in questa storia potevano colpire allora e ancora oggi l'immaginario, è incredibile. Forse uno dei casi che maggiormente ci ha tenuto col fiato sospeso. Sì, anche perché noi siamo innamorati dei retroscena e so. Questa storia si presta a ogni genere di retroscena, no? Cioè, si è immaginata una cupola, un secondo livello, mandanti, la setta esoterica, cioè, c'era assolutamente tutto. Io personalmente ragiono sempre da cronista e sono fedele a quella teoria che si chiama rasoio di Occam, laddove, dato un fenomeno e molteplici spiegazioni, la più semplice è la più affidabile. Quindi non ho mai visto il grandissimo intrigo, anche perché gli intrighi, a mio parere, si scoprono. Tra poco scopriamo, non scopriamo tutto subito, anche perché insomma c'è una certa confusione anche noi, voi siete gli esperti, siete qui per questo, noi ancora oggi, insomma, malgrado no, le evidenze, la condanna, eccetera, abbiamo tanti dubbi su questa vicenda. E secondo me è importante ricordare che era anche un'epoca completamente diversa quella in cui si svolgevano le indagini con strumenti diversi. Io sai, mi ricordo i poliziotti a mani nude, il medico legale Faustino Durante che faceva le autopsie prendendo i cadaveri senza curarsi di improntigione, noi cronisti tutti sul luogo del delitto a fumare, a pestare, a buttare, a inquinare. Quindi oggi si dice non fu trovata un'ogiva di calibro 22, è una cosa di questo genere. Ecco, no, ma io stavo per chiedertelo, perché insomma, rispieghiamo al nostro pubblico, Massimiliano l'ha detto aprendo, no? Un pezzo di proiettile che viene trovato, se non sbaglio, viene trovato sulla scena del delitto, dell'ultimo delitto del 1985, sì. Tutti noi ci siamo domandati, ma sono passati così tanti anni? Ma, no, vabbè, il cuscino cos'è un'ogiva intanto? Proiettile è una cosa così fatta di un bossolo, polvere da sparare, innesco e ogiva, che è la parte che cammina. Cosa ci racconta l'ogiva? In generale, se non è troppo deformata, dalle rigature dell'arma è il marchio dell'arma. Non fu trovata perché trovarono le altre, secondo me, perché allora non si curarono nemmeno troppo, non è che passavano, andavano lì con le mani, ciancicavano, trovavano i proiettili, adesso ne è saltato fuori un altro. La domanda a un milione di dollari è: cosa ci può raccontare? Ecco, dirà qualcosa di nuovo? Una sola cosa possibile: fosse mai di un'altra arma, allora certo. Cambia tutto. Certo. Certo, chiediamo quindi Alessandro Ceccioni, che sì. Su questo abbiamo sentito quello che dice Massimo è esattamente questo, cioè, e che dicevate anche voi, era veramente un'altra epoca, cioè non è a CSI che ora vediamo questi che escono con tutti i vestiti, cioè. E pensate che nell'85 noi cronisti non ci fecero avvicinare per 10 ore, ci tennero a distanza, aspettavano che arrivasse Bruno da Modena, perché volevano il mio professore, quindi chiaramente quindi aspettavano che arrivasse lui, disse per la prima volta isoliamo tutto, facciamo che fosse la Bolzan all'epoca. No. La Bolzan nell'85 non era nata, ti spiego questo segreto. Questo dà anche il senso della storia, cioè 33 anni fa l'ultimo delitto è 33 anni fa, da lì in poi si parla sulle suggestioni. Cioè, come dice Massimo, noi cronisti siamo sempre stati abituati ad andare lì sul posto, vedere, eccetera. L'altra cosa giustissima che ha detto, la semplicità. A noi tutti quelli che indagavano, ogni volta ci dicevano: ragazzi, ma perché state qui a rompere con questa storia? Dovete guardare la semplicità. Nella storia del mostro di Firenze, la semplicità non c'è mai stata. Niente, dal primo momento. Una storia raccontata nel libro, lo voglio ricordare ancora una volta, Il mostro di Firenze, ultimo atto, scritto da Alessandro Ceccioni e da Gianluca Monastra. Sì. Era opportuno ricordarlo ed è una questione davvero, io credo che insomma Alessandro abbia giustamente sottolineato quanto intricata e difficile fin dall'inizio, fin da quel primo delitto, il delitto che ricordavamo, quello insomma di 50 anni fa, possiamo ripercorrerlo, raccontare, ricordare al nostro pubblico esattamente come avvenne, chi erano queste vittime? Allora, volevo fare una piccola correzione di quello che si è detto, cioè sì. Dovete pensare che esiste il delitto del 68, ci se ne accorge nell'82, cioè che non era stato correlato. Anche lì, perché è stato correlato? Ci sono due ipotesi: una, l'anonimo, che già e quindi ci serve per creare tutto, no? C'era qualcuno che sapeva, e questo il mostro stesso a telefono ha mandato una lettera, queste cose. Quindi quanti anni dopo si è detto quel delitto 72, lì è opera del mostro di Firenze? 68, quanti sono? 14 anni. 14 anni dopo ci si ricorda del 68.
ci si era ricordati al secondo delitto dell'81 di quello del 74, perché nel 74, che era più vicino, c'era stata una cosa simile, non c'era stata l'escissione, però c'era stata una violenza nei confronti della donna. Quindi tutti i nessi vengono stabiliti con un considerevole tempo, un intervallo di tempo, certo, in qualche modo. Poi arriva questo 68, il quale 68 ha una particolarità incredibile. Ricordacelo. La particolarità è che è un delitto premeditato. Certo. Cioè, si pensò al marito della vittima lì. Tanto 68, ora tanto per darvi un'idea, la notte del delitto i carri armati russi invadono la Cecoslovacchia. Ora tanto per dire dove siamo collocati, ecco, per dire che il mondo è completamente diverso. E c'è ancora in vigore la legge sul delitto d'onore. Quindi vale a dire che il marito che uccide la moglie infedele ha uno sconto di pena fortissimo, se non addirittura quasi potrebbe essere la soluzione. Poi certo, se lo ricordiamo con orrore, ma così era il 68, orrore, ma è così, che apparentemente è dietro l'angolo. Mi sembra che sia del 72, sì, 74, sì. Tant'è che viene fatto quel film bellissimo che era Divorzio all'italiana, no? Dove quello uccide, un film appunto di costume, per far capire come funzionava. Quindi prima di tutto si pensa al marito, il marito tradito. Si pensa al marito. Il marito a quei tempi non c'è l'interrogatorio di garanzia con l'avvocato presente. Io quando sono andato a parlare con Stefano Mele, che è il marito di Barbara Locci, e in questo posto dove era andato dopo aver fatto il carcere, no, perché oggi è diventata la domanda. Nell'85 vado a parlare con lui, lo trovo in questo posto dove vive, e in questo posto lui mi dice: che ti ricordi di quella notte? E lui dice: le botte. Perché lui viene massacrato di botte dai carabinieri fino a che non dice: sono stato io. Perché poi sembra fosse un'indole abbastanza succube, lui era succube da morire. Sono stato io. Però prima di dire sono stato io, lui accusa tutti gli amanti della moglie. Li accusa tutti. E la moglie ne aveva diversi di amanti. Tant'è che questo 68, che cos'è? È un delitto premeditato che si porta dietro diversi mandanti, diverse ci fai ragioni. Capire, per non uscire troppo dal solco, Alessandro, ma sulla base di quali elementi questo delitto a un certo punto viene messo in relazione agli altri e attribuito al mostro di Firenze? La pistola. Solo quello. Solo. E il modus operandi. Però è la pistola il marchio. E i proiettili, perché i proiettili del 68 sono gli stessi dei delitti successivi. Vale a dire, sono questi Winchester serie H, che la Winchester disse che addirittura venivano dalle due stesse scatole, cioè tutti i proiettili di tutti i delitti del Mostro di Firenze vengono da due scatole della Winchester. Comunque è completamente diverso questo. Nell'omicidio del 1968 è l'unico omicidio dove in realtà c'è un superstite, che è Natalino Bambino. Mele, esatto. Figlio di Bambino. Stefano Mele, che oggi era è ancora vivo. Sì. Era presente, era seduto nel sedile posteriore dell'automobile all'interno della quale sono stati uccisi la Locci e Lo Bianco. E rispetto alla trattazione che faceva Ceccioni, molto interessante, perché appunto ha evidenziato una delle più grandi problematiche rispetto all'analisi degli omicidi seriali, ovvero il cosiddetto case linkage, cioè la possibilità di correlare un evento all'altro. Parlando appunto di un primo omicidio del 1968 e i successivi degli anni 70 e 80, questo procedimento era molto complesso e chiaramente siccome il modus operandi, a differenza della firma del serial killer, è un comportamento variabile che viene affinato nel tempo, è chiaro che dal primo omicidio, se prendiamo come valido quello del 1968 all'ultimo dell'85, ci sono tanti cambiamenti e questo viene riportato anche nelle numerose perizie che sono state effettuate. Allora, io penso che ci siano tutti questi cambiamenti, un'evoluzione dal secondo all'ultimo, quindi all'ottavo, perché si comincia con un atto orribile fatto a una donna, poi si arriva alle scissioni di parte del pube, il seno, eccetera, e poi le coltellate e tutto quanto. Questo primo omicidio non c'entra niente con un serial killer non ucciderebbe mai con un testimone, lasciando vivo il testimone, mettendoselo sulle spalle, facendo 2 chilometri per portarlo in salvo. Ma ce lo vedete un serial killer, come sono i serial killer, fare qualcosa del genere? Avrebbe scelto un'altra coppia. Quindi secondo me quell'omicidio lì i responsabili sono Stefano Mele, questa cosa che il bambino si sveglia
dopo che hanno ucciso la mamma e quello che lui poverino chiama zio, li chiamano sempre zio, no? Gli amanti di solito, ecco. Aveva parecchi zii. Allora, il bambino viene salvato da qualcuno che se lo mette sulle spalle perché aveva i calzini puliti e se lo porta per 2 chilometri fino a casa di qualcuno, citofono, lo lascia lì, lo salva, il bambino ripete a memoria quello che gli hanno detto di dire. Il bambino poi una volta dice una cosa, una volta dice di aver visto il padre, una volta dice di aver visto qualcun altro, comunque sia, non c'era solo il padre, c'era il padre, forse c'era Francesco Vinci che era uno degli amanti, ma quasi sicuramente c'era Salvatore Vinci, che qui con Alessandro abbiamo delle idee abbastanza in comune, perché è l'unico di tutta questa gente di cui stiamo parlando, colto, intelligente, raffinato, con tante conoscenze. Su questo omicidio dobbiamo fare una puntata proprio a parte, secondo me, sta uscendo fuori. Questa è una serie. Il bambino poi non nega di essere stato portato da qualcuno, cioè arriva e dice di esserci arrivato a piedi. È questo che, ma come dice Cinzia, c'hai i pedalini, no, ma lì, non ha le scarpe. Volevo dire, perché vi dico che è un omicidio premeditato, tre elementi per capirlo. Uno è questa storia del bambino. La questione è questa: il marito no, è sul luogo del delitto perché ha delle tracce di quelle quando fanno il guanto di paraffina, eccetera, quindi è sul luogo del delitto. In più la macchina ha una freccia accesa quando la trovano e lui quando farà la ricostruzione due giorni dopo tira una gomitata alla freccia e dice ah sì, come l'altra sera ho fatto uguale e così. Quindi il marito è sul luogo del delitto, ma il marito non ha una motocicletta, non ha una macchina, non guida, ha solo una bicicletta. Il delitto avviene molto lontano da casa. Il giorno del delitto il marito dice, è un manovale, un poveraccio, dice io sto malato, ho la febbre, mi portate a casa, lo prendono e lo portano a casa. Il bambino nel momento in cui viene ritrovato davanti a questa casa, a 2 chilometri di distanza dal posto dove c'è l'omicidio, non alla casa più vicina che si vede, è alla casa più lontana, che è un tratturo dove buttano tutti i cocci dei lavori di casa, quindi mattoni eccetera, e lui non ha le scarpe e quindi non può averlo fatto a piedi, appunto diceva c'ha i calzini puliti, cioè è così, viene portato là. Cosa dice? Mia madre e mio zio sono morti in macchina, portatemi subito a casa perché mio padre è a letto malato, che è quello che il padre ha detto quando è arrivato a casa. Quindi cosa vuol dire? Che per fare funzionare questo diritto ci vuole qualcuno che porta Stefano Mele sul luogo del delitto e lo fa partecipare in qualche modo all'omicidio. E Stefano Mele racconta una cosa che è cinematografica, che è la prova che lui ha visto. A un certo punto lui dice che mentre è in macchina, dietro alla macchina dei due amanti, il bambino si sveglia e lui vede la capoccetta del bimbo nel lunotto. Che questa è un'immagine che non ti puoi inventare, cioè la vedi. Quindi lui viene portato sul luogo del delitto. Poi cosa succede? Uno prende a cavalluccio il bambino, lo porta nel posto più lontano, l'altro prende Stefano Mele e lo porta a casa in modo... L'omicidio di Antonio Lo Bianco e Barbara Locci veramente è un telefilm, un film, meriterebbe sarda, una pista sarda, esatto, perché erano tutti una sardi, puntata a sé stante. Siamo solo all'inizio, poi dopo c'è sia tutto come resto. Sia viene attribuito, è il primo diritto ad essere attribuito al mostro di Firenze. Allora vogliamo coinvolgervi nel ricordo di una vicenda, lo capiamo già qui, che è rimasta impressa nel nostro immaginario collettivo, sconfinando pure nel linguaggio comune quell'espressione compagni di merenda, che merenda non è. Simone, allora vi coinvolgo. Coinvolgiamo, l'abbiamo detto 50 anni fa c'è stato il primo omicidio del mostro di Firenze, però oggi vogliamo conoscere i vostri ricordi o comunque episodi legati a quelle notizie, notizie che, ricordiamolo, sconvolsero tutti gli italiani. Allora vi lascio subito i nostri contatti, la nostra mail, siamo noi, @tv2000.it, il nostro numero WhatsApp 348 30 70 345, lasciateci un messaggio oppure un breve vocale, vi lascio anche il nostro numero verde a vostra disposizione 822 88 96, ovviamente siamo attivi anche su tutti i nostri social, vi aspettiamo. Molto bene Simone, allora Ciccioni, abbiamo capito che il primo omicidio è un omicidio premeditato, molto probabilmente, anzi quasi certamente un omicidio premeditato, un vero e proprio mistero da quello che ci hai raccontato prima, e fu correlato soltanto successivamente ad altri episodi che si verificheranno negli anni successivi, perché dopo quel primo omicidio che cosa accade? Successivamente. Dopo il primo omicidio, viene condannato il marito nel 72, fanno il processo in corte di assise, il marito si prende 16 anni e va in carcere. Poi nel 74 c'è un nuovo delitto. Questa volta sempre calibro 22, sempre una coppia, però questa volta
è molto più efferato. La ragazza viene trascinata fuori dalla macchina, anche il ragazzo viene colpito anche con un punteruolo, con un coltello molto acuminato, eccetera. La ragazza viene trovata in questo prato, ci siamo spostati diciamo dalla periferia sud di Firenze, siamo alla periferia nord perché siamo intorno a Pontassieve. La ragazza è trascinata fuori e gli viene infilato un tralcio di vite nella vagina e quindi viene trovata così. E sono questi due ragazzi. E, chi erano? Su, Stefania Pettini, mi sembra si chiamasse, e Pasquale Gentilcore, mi sembra lui, sì, forse, non so. Lei è giovanissima, lei no? Lei è giovanissima, sono due ragazzi. E, si sono appartati, stanno lì guardando, tra l'altro in un posto bellissimo, siamo proprio in mezzo ai campi, cioè un luogo tranquillo. E però anche loro l'orrore vengono... le vittime successive le quali vittime... sono state ecco, arrivando fino arriva... al 1985 si arriva al 1981 1981 c'è questo delitto, siamo molto più vicini a Firenze perché siamo a Scandicci, sulle colline di Scandicci lì diciamo il delitto del 74 naturalmente non porta niente, cioè non ci sono non c'è gente che viene arrestata, niente, è un delitto che rimane insoluto, non si riesce a capire, eccetera. 81 Foggi, scusate perché poi tutti quanti comunque questi due ragazzi sono trovati morti, però qui c'è l'orrore vero, vale a dire alla ragazza è stato portato via il pube, qui siamo entriamo in, e qua c'è subito diciamo l'indagine prende una svolta che sarà una delle caratteristiche, diciamo così, errate, profondamente errate, che porterà a uno sconvolgimento. Cioè si va nel mondo dei guardoni e lì succede il pandemonio. Succede il pandemonio. Succede il pandemonio. Viene arrestato uno, Spalletti si chiama, che vive in un posto che si chiama Turbone, che sembra un nome che evochi chissà che è noto perché prende la moglie, la porta fuori, le fa fare cose con altri, guarda dal buco della serratura. Tutti i dettagli più torbidi emergono di questo. E naturalmente cosa succede? Noi giornalisti e tutta la stampa ci si butta su questa cosa, certo, perché i guardoni, viene fuori tutto il mondo dei guardoni intorno a Firenze, in tutte le zone dove ci sono i guardoni, ci sono gli uditoni, che sono quelli che mettono un registratore sotto la macchina dove le coppie si scopre un mondo incredibile. Un mondo incredibile. Tra poco poi cerchiamo di capire come arriveremo alle ulteriori svolte, però io prima vorrei sapere dalla dottoressa Bolzan se questo modus operandi che ha accennato Cecioni, senza entrare nei particolari più scabrosi, è il modus operandi di un serial killer, è tipico di un serial killer tutto questo? Ma assolutamente sì, su questo diciamo non posso che essere concorde anche con quello che già è stato sostenuto da altri esperti, è un assassino per libidine. E ricollegandomi alle parole di Cecioni, che cosa si può dire rispetto alla distonia che c'è tra un guardone e chi invece dal mio punto di vista ha agito in quelle circostanze? Il voyeur appunto si concentra sulla consumazione dell'atto sessuale di qualcuno, mentre tutte queste vittime vengono uccise prima che l'atto sessuale venga consumato. Allora, nella parafilia, questo è un termine più tecnico, nella perversione del voyeur c'è appunto, come diceva lui di Spalletti, che portava la moglie a assistere ad un atto sessuale, cosa che in questo caso non c'è. Bolzan, poi sentiremo, perché questa forse è la prima, impropriamente, ma insomma, primo caso di serial killer italiano importante, certo. Ce ne sono stati in precedenza, ma questo si impone. Che cosa distingue il serial killer al di là della serialità delle azioni che commette? La compulsione nel mettere in atto questi atti e il fatto che tra un omicidio e l'altro ci sia un periodo di cosiddetto raffreddamento emotivo, a differenza di quello che succede per un'altra categoria di omicidi multipli, che è quella dello spree killer, cioè quelli che agiscono compulsivamente. Quindi questo potrebbe giustificare i tempi molto lunghi intercorsi tra un omicidio e l'altro. Assolutamente. Anche perché mi rivolgo ai colleghi Elugli e Tani, passano anche 10 anni tra un episodio e l'altro. La letteratura credo che ci insegni che normalmente il serial killer ha una compulsione, no? Questi periodi si accorciano sempre di più. Infatti in America in genere li beccano nella fase finale, io non sono un criminologo. Facciamo un passo indietro e teniamo conto di quanto allora il paese è impreparato a un evento del genere. Come dice giustamente Alessandro, allora c'era altro a cui pensare. Ci sono omicidi a catena,
si affaccia il terrorismo. Nessuno, fino alla creazione della squadra antimostro, tendenzialmente si avvicendano i questori, i capi della mobile, la criminal pol, quindi ogni volta la cosa passa di mano e ognuno ha una tesi diversa. Ognuno di quelli che indagano ha una tesi diversa. Cioè, è troppo facile oggi, alle volte si fa questo errore, no? Si fa in tutti i grandi casi, giudichiamo un'indagine di allora con i metodi di adesso. Che è sbagliato fare. In questo groviglio di particolari, di vicende, di piste percorse poi abbandonate, ricordiamo Cinzia anche quel senso di essere tutti in qualche modo esposti che provocava. Il fatto di la Toscana, insomma, vi ricordo che a un certo punto il fatto di andare in quei luoghi immediatamente evocava una Infatti minaccia. Io non so perché continuassero ad andare in quei luoghi, visto che succedevano queste cose. C'erano tantissimi cartelli che dicevano, diciamo, ai giovani, alle giovani coppie di non appartarsi. Però succede che anche nel quinto omicidio la coppia si apparta non molto lontano dalla strada, ed è questo il motivo per cui non c'è l'escissione, quindi non c'è la crudeltà sulla donna come c'era stata negli altri casi, eccettuato il caso di due uomini. Il serial killer non si era accorto che in macchina c'erano due uomini perché uno aveva i capelli lunghi. Sì. Quando se ne rende conto dopo averli uccisi, anche lì non c'è l'eccessione, non c'è, diciamo, la crudeltà su quella che pensava essere una donna perché era un uomo. E quello che ha detto Flaminia, il fatto del serial killer per libidine, è giustissimo. Questo è un uomo che ha problemi sessuali con il sesso, avrà avuto chissà che cosa nel passato, una delusione, uno shock, eccetera. Comunque lui non vuole impedire alle coppie di avere un rapporto sessuale e si accanisce sulla donna proprio sulle parti sessuali, cosa che Pacciani, poveretto, era una macchina da sesso, scusate. Veniamo, ecco perché dopo 16 omicidi si arriva a Pacciani e ai compagni di merenda, come si arriva a loro? Dunque, allora, innanzitutto vorrei dire una cosa anche riguardo anche a quello che dice Massimo. Un tempo, per molto tempo, diciamo così, la polizia e i carabinieri hanno agito fiutando i cattivi, cioè si fiutavano fra di loro. La polizia sventava le rapine perché davanti alla banca vedeva una macchina, si guardavano e quello diceva quello. Qui siamo di fronte a una cosa mai vista, tant'è che poi dopo, vediamo, quando vanno a indagare sulla pista sarda, il primo che beccano è quello che ha precedente penale, vale a dire Francesco Vinci, perché secondo loro è il cattivo, il cattivo è il cattivo, cioè non ci sono i mezzi. Cosa succede? Con Pacciani si prova a fare qualcosa di più, come diceva Massimo, è nata nel frattempo la squadra antimostro, va bene, c'è stata una piccola specializzazione all'interno della questura di Firenze, si è creato nella squadra mobile di Firenze una squadra che si occupa con un ottimo poliziotto che si chiamava Perugini, che si occupa di questa cosa. Che cosa fanno? Fanno uno screening, dice vabbè, mettiamo che questa persona, grazie ai profili che intanto vengono fatti da Bruno principalmente, quindi mettiamo che questa persona abbia avuto questi problemi, quindi potrebbe essere uno che vive in un certo modo, che ha una certa fascia d'età, e cominciano a restringere piano piano, e alla fine ne rimane qualcuno. Fra quelli che rimangono c'è Pacciani. Devo dire che forse l'errore è ancora una volta quello di fare lo screening anche in base ai precedenti penali. Pacciani salta fuori perché? Ecco, chi era Pacciani? L'assassino. Allora, ricordiamo. Era un mostro, diciamolo senza... Perfino la fisionomia induceva, sì, no, il suo sospetto, ricordo i commenti. Pacciani era un mostro, era uno che aveva distrutto completamente le figlie con delle violenze inenarrabili, proprio delle cose che... Io devo dire che nel processo a Pacciani la cosa che a me, come cronista, mi ha dato più noia è stato quando hanno portato le figlie a testimoniare sul fatto che lui le violentava solo per creare questo clima nei confronti di Pacciani, quando quel fatto era già stato processato, lui era già stato condannato, eccetera. Era uno che picchiava la moglie in maniera devastante con i ciocchi di legno del camino. Il mostro perfetto, gli diciamo. Spaccava la testa, pazzesco. Perché era questo, gli spaccava la testa, pazzesco. E poi con questa, con i bozzi, non la portava all'ospedale, quindi aveva la testa tutta bitorzoluta, una cosa incredibile. E poi soprattutto negli anni 60 aveva ucciso, e aveva ucciso una donna, cioè un la uomo fidanzata. Che stava insidiando la sua fidanzata, dopodiché l'aveva
aveva fatto sesso con lei nel sangue di questo. Ora ti voglio dire, qui siamo a un livello, diciamo, abbastanza elevato di efferatezza. Il mostro diventa il mostro, diciamo, con questa descrizione, è un mostro, ma secondo te non è il mostro di Firenze? Abbiamo detto che è un serial killer intelligente, un serial killer organizzato e preparato, che ha dei problemi sessuali. Noi tutto questo non coincide secondo te con il profilo di Pacciani? Non coincide con gli amici delle merende, che sono tutti psicolabili, nel senso, uno è alcolista, uno ha dei problemi mentali, un altro ha anche un minorato mentale. Pacciani è quello che è, uno che il sesso lo vede dappertutto, lo fa continuamente, quindi è esattamente il contrario di quello che stavamo dicendo. Inoltre, Pacciani ha una macchina scassata, guida malissimo, ha avuto un infarto, tre infarti ha avuto, e uno proprio nell'81. Ma è possibile che abbia la forza di tirare fuori, per esempio, nel quinto omicidio, quello in cui ferisce solo l'uomo e l'uomo riesce ad andare avanti con la macchina, di bloccare la macchina, tirare fuori la donna, cioè tutta anche questa forza, questa organizzazione. Quindi Pacciani, a tanti anni di distanza tu, cioè, non... Ma nessuno dei compagni di Merenda erano dei voyeur, dei guardiani che andavano a mettere queste cose. Ecco, come te li ricordi questi compagni? Perché i colleghi parlarono molto, i compagni di Merenda, si scrisse, tant'è che questa espressione, insomma, lo dicevamo, è diventata parte del nostro linguaggio. Guarda, come raccontava Cinzi, siamo a un livello socio-economico bassissimo, ma questa è una caratteristica del serial killer italiano. Cioè, il serial killer made in USA, in genere, è un personaggio sofisticato, in qualche modo, che si mette. Guardiamo i nostri... Quindi, Massimo, in qualche modo tu stai dicendo, ti interpreto bene, che, insomma, a differenza di Cinzia, io tu vedi in Pacciani il mostro di Firenze. Io dubito che possano esserci tutte quelle coincidenze. Cioè, secondo me, la mia personalissima visione, non chiedo a nessuno di condividerla, è che questo sono delitti di aggregazione. Non so se questo sia possibile dal punto di vista... Mettiamo, il primo lo fa una persona, ne parla con un'altra persona. Il secondo lo fanno in due, poi forse subentra un altro livello. In questo caso ci potrebbe pure stare. Io lo metto abbastanza all'inizio, io ce lo colloco lì, Pacciani. Ricordiamo una cosa, che lui non è che si dice muore innocente, non muore innocente, viene condannato una prima volta, viene assolto successivamente, la Cassazione stabilisce un nuovo processo e prima del processo lui muore, ervampa. Tra l'altro Perugini muore strano, poi muore strano. Muore strano perché poi ha preso un farmaco di cui non si sa, che lui non soffriva, cioè, di asma, pantaloni ha preso tirati un farmaco giù. Di asma, quindi no, quindi le coincidenze si sono sprecate, no? Le coincidenze di Sciascia è una cosa certa. No, ma questa è una cosa che non ci si può credere, vengono fuori delle cose di tutto. Ma di tutto. Vi dico solo che c'è una super testimone, che poi è quella che è stata condannata perché aveva accusato lo scrittore Bevilacqua di essere il mostro. Ah, sì. La quale era super testimone nel caso Moro, nel caso del mostro, nella Uno Bianca, tutto. Cioè, ora, qui Izzo mi pare pure. Poi c'è Izzo che salta fuori e dice che con Narducci avevano rapito quella povera Rossella che passeggiava in montagna, l'avevano portata a casa di Narducci, legata a un tavolo, in 10, compresi Andrea Ghira e i massacratori del Circeo, l'avevano seviziata nell'ambito di una specie di setta esoterica e poi uccisa. Cioè, questa ora... Ma la sesta super testimonianza continuavano a crederle o... No. Cioè, era una cosa così, però lei probabilmente lei faceva attività di volontariato in carcere e parlava con i carcerati. La moglie del farmacista? C'è tutto. La moglie che accusa il marito perché l'aveva abbandonata. Addirittura ci sono i servizi segreti, si parla anche dei servizi segreti, non possono mancare i servizi segreti, in Italia lo sappiamo, non possono mancare, ma c'era un dossier, c'è un dossier dei servizi segreti che compare in un libro che è stato scritto 10 anni prima. Cioè, ora voglio dire, sembra tutto il contrario di tutto. Sulla questione di Pacciani, secondo me la cosa più bella di Pacciani, della storia di Pacciani, sono i soldi. Perché questo Pacciani, quello è il problema, sì. Ecco, però anche lì nessuno, cioè, no, ricordiamo, perché allora a un certo punto aveva un sacco di soldi, c'ha un sacco di soldi che lui ha versato, c'ha dei buoni del tesoro, poi c'ha dei soldi, ma soldi centinaia di 150 milioni, roba così. Poi si è comprato la macchina in contanti, insomma ha un sacco di soldi che un contadino non si sa come possa avere. Siccome uno degli amici di Merenda dice c'era
che pagava i lavoretti a Pacciani. La famosa cupola si cominciò a allora pensare, uscirono fuori nomi di professionisti. Esatto, sì, ma per avere dei trofei. Che ci siano i mandanti, vale a dire quelli che per fare le messe nere, o vale a dire, chissà quali riti, comandano a Pacciani, ordina a Pacciani, portaci... Un ciuffo di peli, di pube, di donna, o un seno dopo, eccetera. Ora, però lo manda anche la polizia un pezzo di seno, eh? Sì, lo manda all'unica donna che ha indagato, che ha indagato sulla pista sarda, che è Silvia Della Monica. Glielo manda a lei, manda questo pezzettino di seno dopo l'ultimo delitto. E lì qualcuno ha pensato che lui avesse nascosto i corpi in qualche modo, in modo tale da far arrivare prima la lettera e del... Quindi c'è un disegno in questo. Ma diciamo, la cosa che a me mi colpisce, come dicevamo all'inizio, la semplicità. Va bene? Allora, la semplicità. Allora, in Italia, nella storia italiana, il fatto del serial killer era già un'eccezione. Cioè, un serial killer poi che uccide nell'arco, in un arco così ampio. Un vastissimo arco temporale. Va bene? Mm. Ok, però uccide sempre. Stessa arma. Ok, perfetto. Assumiamo questo, perché ora si sta facendo la perizia balistica per vedere se davvero, la super perizia balistica per vedere se davvero è la stessa arma. Mettiamo che sia la stessa arma. Allora, c'è questa cosa. Poi si decide che non è uno, sono più di uno. Ora, lei è più brava di me sicuramente in questo campo, perché è il suo campo. Ma serial killer che agiscono in gruppo... Non esistono... Che non esistono. Beh, cioè, ci sono dei casi Harry Pioggia di Sangue di serial killer che agiscono in coppia, più raramente in due cugini, gli però strangolatori. Se noi prendiamo i casi del mostro di Firenze e pensiamo alle violenze agite in gruppo, no? Prendiamo ad esempio un esempio cinematografico, Arancia Meccanica. Qual è una dinamica tipizzante del branco? Quella del fatto di esperire una violenza importante, solitamente prima che la vittima sia, diciamo, passata a miglior vita, cosa che nel caso del mostro di Firenze non succede. Un altro elemento per cui escluderei completamente Pacciani da tutto questo, al di là del fatto che... Quindi abbiamo due donne che Pacciani lo escludono con certezza. Per delle motivazioni ben specifiche. Intanto, diciamo, io ho un dato su Pacciani che pare fosse molto tirchio, e questo, diciamo, mi è stato tramandato da chi appunto è stato il suo consulente durante il procedimento. Ma che cosa succede? È emerso dal racconto di Alessandro Cecioni in maniera importante, dettagliata e interessante quanto Pacciani fosse un uomo impulsivo. Questo, diciamo, Ervampa. Lo possiamo correlare, esatto, soprannominato Ervampa. I delitti del mostro sono a tutto rimandano, brava, tranne che a un soggetto brava, che agisce che con una buona impulsività. E chiaramente io, da psicologa, devo sostenere fermamente che è molto difficile che in quel contesto uno si comporti diversamente da quelle che poi sono le caratteristiche. A distanza di tempo, malgrado le condanne, non riusciamo a dire la parola finale. No, ma sarà uno dei grandi misteri italiani. Non si riuscirà mai a dire. Le condanne sono parziali. Abbiamo un minuto. Sì, allora la questione è questa. Lei dice questo aspetto. L'altra cosa successiva, non solo sono più di uno, ma c'hanno i mandanti. E il mandante chi sceglie per andare a fare questo? Un gruppo di balordi. Dai, ragazzi, ma il mandante rischia l'ergastolo. Non è che stiamo a... si va in galera, si prende l'ergastolo per essere il mandante. E poi quando mai una setta esoterica ha dei mandanti? La setta esoterica ha le proprie vittime, dai. Comunque, diciamo. Aspettiamo i risultati della perizia per vedere se torneremo a occuparci di questa cosa. Penso che tu abbia ragione. Ringraziamo tutti i nostri ospiti che ci hanno accompagnato oggi, hanno ripercorso con noi questa pagina nerissima della nostra cronaca. Noi torniamo domani. Parleremo di una cosa certa domani. Del nostro servizio sanitario nazionale. Sì, ne siamo ancora orgogliose, ma ci sono luci e ombre e ne parleremo. Domani alle 15:20, arrivederci.